Dove si riconosce lei, Caroppolo? In quale sinistra? In una sinistra popolare, quindi una sinistra che rispetta il lavoro, rispetta i lavoratori, che rispetta l'ambiente, che è contro le disuguaglianze di genere, le disuguaglianze sul piano religioso, etnico e che vuole. Liberi uguali non è questo? Liberi Per Uguali è il dire. PD2. PD2. L'hanno dimostrato anche con la scelta delle candidature e con le dichiarazioni che stanno facendo continuamente. È una continua dichiarazione d'amore, ora non so, insomma, se loro vogliono accettare o meno questa dichiarazione d'amore, ma è una dichiarazione d'amore sull'accordo del 5 marzo. Quindi non cambia nulla. E cosa ha votato all'inizio del suo percorso, diciamo così, di elettrice, quindi dai 18 anni in poi, Io ho insomma? votato sempre a referendum, sempre alle amministrative, quasi mai alle politiche. È stata una delle ragioni per cui abbiamo iniziato questo movimento, per recuperare le persone come me, della mia generazione, che sono distanti dalla rappresentanza, erano distanti dalla rappresentanza, ma che in questo momento è qualcosa che non ci si può più permettere, anche a causa della virata a destra di tutto l'arco parlamentare in Italia. Secondo Tutto, me sì. compresa appunto la PD, insomma, Senza dubbio, il decreto Minniti-Orlando ne è un esempio lampante. primo atto in un'ipotetica vittoria di potere al popolo? Abolizione del Jobs Act e della legge Fornero, subito. Subito. Noi vogliamo un lavoro che sia sicuro, stabile, E a tempo vabbè, e qui ci indeterminato. piacerebbe a tutti. Eh no, ma ci piacerebbe a tutti, ma poi Come si direi che fa? state rendendo il lavoro a tempo indeterminato. È la cosa più facile del mondo, è andata malissimo col lavoro precario. C'è una povertà dilagante che non riguarda i marginali, non riguarda i lavoratori. C'è una forbice che si apre sempre di più, nessuno ne tiene conto, a nessuno gliene frega niente, perché ci hanno fatto ingoiare l'idea che debbano andare così le cose e non possa essere diverso da così. Un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro sicuro anche sul piano della sicurezza, della salute. Perché in Italia si muore di lavoro, si muore tanto, si muore più che negli altri paesi, non ci sono sufficienti controlli, anche questo lo dicono tutti, chi lo fa, chi ne parla, mi pare nessuno, si va soltanto a piangere quando poi succedono le tragedie o a speculare, come è successo rispetto alla questione di Trenord di pochi giorni fa. E per chi non lo vuole un lavoro a tempo E chi è che non determinato? lo vuole? È chiaro che probabilmente, non so, ci sono liberi professionisti che guadagnano cifre considerevoli che preferiscono mettersi sul mercato così, ma questi sono soggetti forti, la politica deve tutelare prima di tutto i soggetti deboli, quindi quelli che sul mercato vanno a vendere la loro forza lavoro e vengono ipersfruttati, non chi invece è un soggetto Io forte e può scegliere se. come, dove e Quindi con anche chi ritorno all'articolo lavorare. 18, ovviamente, no? Certamente anche l'estensione. Io le svelo un segreto, che il lavoro a tempo indeterminato tuttora esiste. Ed è in diminuzione, è in forte flessione, visto che le piacciono i dopodiché, dati, io le no? Lo dico, sa dopodiché. questo. Quando io sono un imprenditore, ho una persona, formo questa persona e costa dei soldi formare il personale, ma per quale motivo dovrei licenziarla e Non costa mandarla niente via? perché lo fai con lo Per quale stage. motivo dovrei mandarla via? Quindi non costa niente formare il personale. Ma lei è mai entrato in una fabbrica? Io Ma io sì, lei? Ma a assolutamente fare sì, le visite? A assolutamente fare le sì, visite o a fare assolutamente sì. altro? E A lei fare un tour? Allora, restiamo in tema perché ha fatto molto discutere, c'entra con quello che stiamo dicendo a proposito dei giovani, lavoro, insomma, la lettera che ha scritto il presidente degli industriali di Cuneo, alle famiglie in vista dell'iscrizione dei figli alle superiori. Che cosa ha scritto? Se volete lavorare non studiate troppo, altro che astrofisici e glottologi, ragazzi studiate da operai, niente università, niente liceo per carità, percorsi di studio che alla fine, oltre al pezzo di carta e al titolo di dottore, vi daranno poco o nulla. Che ne pensi? No, penso che forse potremmo ripristinare proprio il lavoro minorile, cioè forse è inutile proprio che vadano a scuola questi bambini. No, li mandiamo a lavorare con le manine piccole, possono fare anche tanti lavori di pestana. Il problema è che c'è un malinteso senso di cos'è scuola, dato anche dalle riforme della scuola, perché nel momento in cui l'alternanza scuola-lavoro prevede che gli studenti vadano a lavorare, io le posso fare un esempio sulla mia città, vadano a lavorare all'archivio storico del Banco di Napoli, sottraendo lavoro agli esperti del settore della cultura e di fatto andando a prestare lavoro gratuito, tra l'altro come
sapete tutti benissimo, ci sono stati tanti incidenti di studenti che lavoravano sull'alternanza scuola-lavoro, molte volte facendo lavori inutili, perché poi mi si spieghi a che cosa serve andare a fare l'hostess di fiera. La pratica, lei chiuderebbe le scuole tecniche? Assolutamente no, io renderei la formazione qualcosa di più ampio della semplice introduzione al mondo del lavoro, altrimenti possiamo anche dire alle persone che a un certo punto, quando hanno 13 anni, 12 anni, 13 anni, quando finiscono la terza media, possono anche andare a lavorare direttamente. La scuola invece ha un'altra funzione, e si vede che questa funzione purtroppo non l'assolve, perché in molti casi si vede anche di persone di altre generazioni, che è una funzione di costruzione della cultura della persona a 360 gradi, che non significa rimuovere i vari indirizzi, significa che la scuola non è necessariamente un luogo dove semplicemente ci si disciplina e si impara a fare una cosa sola, anche perché questo, anche sul piano dell'introduzione nel mondo del lavoro, è assolutamente deleterio. Le cose che non... Io devo chiudere le prime tre priorità. Posso essere educato da una come protetto, me? Protetto, le prime tre priorità, dove mettere le mani. Magari fossero questi drammi. Il lavoro? Il lavoro, a voi c'è e Fornero. Ritorno allo stato sociale, no, alle esternalizzazioni, una sanità migliore, una scuola migliore, che non è la buona scuola e non è la scuola di Crosetto, e diritti civili, ius soli, possibilità di adozione per le coppie omosessuali, possibilità di adozione per i singoli.